Ciao bimbi! Oggi leggeremo un libro dal titolo Il richiamo della palude di Davide Calì e Marco Somà, Kite Edizioni. È un libro intenso. Ci chiede per volerci bene. Dobbiamo essere uguali? Quando i suoi genitori lo trovarono, erano senza figli e ormai disperavano di averne. I dottori erano stati chiari. Voi non avrete figli, avevano detto. Così, quando vicino alla palude trovarono un neonato, sembrò loro un regalo del cielo e non fecero troppo caso al fatto che avesse le branchie come un pesce. Non capirono se era stato abbandonato o se aveva perso i genitori, ma poco importava, perché ne aveva trovati altri due. Lo chiamarono Boris. Boris cresceva. Poco importava che avesse gli occhi più grandi degli altri. Giocava, mangiava e rideva proprio come tutti i bambini. Imparò ad andare in bicicletta e ad arrampicarsi sugli alberi. Poi andò a scuola e imparò un sacco di cose utili e anche qualcuna inutile. Passarono gli anni e si può dire che furono anni felici. Capitò un giorno. All'improvviso soffiava il vento. L'aria aveva un odore salmastro che credeva di aver dimenticato o di non aver mai conosciuto. Un odore sepolto nel profondo dei ricordi. Un odore che sentiva da piccolo. L'odore della palude. Improvvisamente Boris si chiede come sarebbe stato se fosse rimasto nella sua palude. «Mamma, perché mi avete preso?» «Perché ti volevamo bene», rispose la mamma. «Ma perché invece non mi avete lasciato dov'ero?» «Perché avresti rischiato di morire», rispose il papà. Tante domande cominciarono a girargli per la testa. «Era davvero felice?» Ciò che aveva era ciò che desiderava o quello che gli altri avevano desiderato per lui? Boris cominciò a non dormire. Si svegliava nel cuore della notte con la sensazione di soffocare. E aveva sete, sempre sete. Una mattina Boris uscì di casa presto. Cominciò a camminare e camminare. Solo quando sentì di avere i piedi bagnati si rese conto di essere arrivato alla palude. Ne aveva seguito l'odore. Boris pensò che fino ad allora aveva vissuto una vita che non gli apparteneva, in un mondo che gli era estraneo. Il suo mondo era la palude. Il suo odore era quello della palude. Avrebbe dovuto vivere vicino a chi, come lui, aveva le branchie. Boris non aveva mai pensato che esistesse qualcuno di simile. Ma nella palude abitavano molti altri che, proprio come lui, avevano le branchie e gli occhi grandi. Scoprì che a loro piacevano le stesse cose e insieme ridevano come non aveva mai riso prima. Boris pensò di aver trovato una nuova famiglia, la sua vera famiglia. I suoi genitori però non lo avevano dimenticato. Andavano spesso alla palude
e gli lasciavano dei messaggi appesi agli alberi. I messaggi non dicevano mai: ti prego, torna a casa. Dicevano: se tu sei felice dove sei, siamo felici anche noi. Quanto uguali sono le persone alle quali ci sentiamo uguali? Difficile dirlo. Dopo qualche tempo, Boris comincia a notare delle differenze tra sé e quelli che gli sembravano uguali. Gli altri non mangiavano le stesse cose e parlavano in modo diverso. Ridevano anche in modo diverso. Improvvisamente gli mancò l'odore di casa. Non un profumo in particolare. Era più come una nostalgia che gli sembrava di percepire nel naso e che gli ricordava momenti felici. Boris lasciò anche la sua nuova famiglia. Forse, pensò, io sono solo e unico. Per quello sono nato senza famiglia. Per quello non posso averne una. E con questo pensiero si immerse nella palude e camminò sul fondo fino a perdersi. Sul fondo, Boris trovò un sacco di bottiglie. Erano vuote. Anzi, no. Dentro ciascuna c'era qualcosa di sottile. Un biglietto. Tutti i biglietti dicevano: se tu sei felice dove sei, siamo felici anche noi. Quanto uguali a noi devono essere le persone alle quali voler bene? Questa domanda attraversò la mente di Boris come un pesciolino. I suoi genitori lo avevano voluto anche se non avevano le branchie. Non importava che il loro figlio gli assomigliasse. Forse quelli uguali a noi sono semplicemente coloro a cui vogliamo bene e quelli che ce ne vogliono. Mentre rifletteva, Boris uscì dalla palude. Si fermò un istante a respirarne ancora l'odore salmastro. Poi cominciò a camminare verso la città. Bisogna assomigliarsi per volersi bene.